I discorsi di Cristo degli ultimi giorni. Parole su altri argomenti. Estratto. Tutti riconoscono che Dio regna sovrano sul destino umano e che l'intera vita delle persone è nelle mani di Dio. Ma se tu potessi davvero sperimentare come qualsiasi grande evento, in ogni tempo e periodo della vita di ognuno, sia regolato e disposto da Dio, e non dai loro piani e dalle loro disposizioni. Se tu potessi vedere che le persone non possono opporsi al proprio destino o a ogni sofferenza che devono affrontare, quando sei capace di sperimentare queste cose, significa che hai vera fede. Ciò rende molto più pratica l'affermazione: Dio regna sovrano sul destino umano e tutto è nelle mani di Dio. Sperimentare la sovranità di Dio, le sue disposizioni e le sue orchestrazioni sono qualcosa di impercettibile. È qualcosa che sperimenti e che non sai spiegare se non l'hai vissuta e, tuttavia, più la sperimenti, più l'hai affrontata, meglio la sai spiegare. C'è un detto che recita: entro i 50 anni comprendi il tuo destino. Cosa significa dire che comprendi il tuo destino? Le persone che hanno passato da poco i 20 anni si sono appena affacciate sul mondo. Sono giovani, imprudenti, non sanno nulla e non possono comprendere che la vita umana è tutta nelle mani di Dio. Cercano continuamente di opporsi al proprio destino e pensano di avere talento ed esperienza. Si danno continuamente da fare in maniera individuale, cercando di farsi un nome e acquisire ricchezza e una posizione sociale. Continuano a provare anche quando falliscono, sempre in cerca di un'altra possibilità. Poi, passati i 50 anni, si guardano indietro e pensano: accidenti, correre di qua e di là e darsi sempre da fare in questa 30 anni è stata davvero dura. Niente di quello che ho fatto, sposarmi, costruirmi una carriera e avere dei figli, è andato secondo i miei piani. È stato sempre il fato. Questo è comprendere il proprio destino. Non si può più combatterlo. Comprendere il proprio destino a 50 anni significa in realtà arrivare ai 50 anni e imparare a fare pace col destino dopo avere avuto tante battute d'arresto. Quando le persone comprendono il loro destino, smettono di combatterlo. Le persone capiscono veramente cos'è la vita, cos'è la sovranità di Dio sull'umanità, per cosa esattamente si dovrebbe vivere e come lo si dovrebbe fare. I non credenti non possono capire queste cose perché non credono in Dio, e il massimo che possono fare è accettare il proprio destino e comprendere che è inutile resistervi. Poi vedono i loro figli e nipoti combattere contro il destino e dicono: che la natura faccia il suo corso. Ciascuna generazione ha le sue benedizioni. Che facciano pure. Smetteranno di opporsi al destino quando avranno 50 anni. È così che va, generazione dopo generazione. Tutti combattono contro il destino fino a quando non invecchiano e non riescono più a farlo. A quel punto lo accetteranno e impareranno la lezione. Non saranno più così spavaldi e arroganti e si calmeranno. Questo è il massimo che i non credenti possono vedere. Ma possono capire la verità? Sicuramente non possono, perché non credono in Dio e non leggono le sue parole. Come potrebbero comprendere la verità? Comprendere il proprio destino a 50 anni significa forse comprendere la verità?
Le persone credono che il fato dell'uomo è determinato dal cielo. Ciò significa che si sottomettono al volere del cielo? Crederlo soltanto non è sufficiente. Conoscere queste cose significa semplicemente non opporsi al destino, ma non equivale ancora a comprendere la verità. Le persone devono presentarsi davanti a Dio e ricevere la sua salvezza per comprendere la verità. Devono accogliere il giudizio delle sue parole e ricevere la provvista della verità e la vita per comprendere il mistero del tutto. Altrimenti, le persone non sapranno ancora di cosa tratti la vita umana, il motivo per cui le persone vivono e quello per cui muoiono. Anche se arrivano fino a 70, 80 o 100 anni. Le persone percorrono brevemente questa terra e vivono per diversi decenni senza capire cosa significhi la vita umana prima che finisca. Alla morte si sentono insoddisfatte e continuano a riflettere su questo e quello, lasciando alla fine questo mondo con rimpianti e senza ottenere nulla. Non sarebbe triste se dovessero rinascere nella prossima vita e continuassero a vivere in questo modo? Ogni generazione di persone, tragicamente, viene e va, una dopo l'altra. I vivi dicono addio ai defunti e poi vengono a loro volta salutati dalla generazione successiva. Continuano così in un ciclo, vivendo come immersi nello stordimento e senza comprendere nulla. È diverso per voi che avete accettato l'opera di Dio negli ultimi giorni. Voi avete colto questa preziosa e rara opportunità di Dio incarnatosi per salvare l'umanità negli ultimi giorni. Potete ricevere il giudizio e il castigo delle parole di Dio e ottenere di essere pasciuti e guidati personalmente da Lui. Comprendete molti misteri e molta verità, e potete svolgere il vostro dovere come esseri creati. La vostra indole corrotta può essere purificata e cambiata. Avete ottenuto davvero tanto, più dei santi delle generazioni passate. Non è questa la cosa più benedetta? Voi siete i più benedetti di tutti. Dopo aver letto le parole di Dio e aver sperimentato per anni il suo giudizio e il suo castigo, avete gradualmente cominciato a comprendere l'obiettivo di Dio nel gestire l'umanità e il mistero della sua gestione e della sua salvezza dell'umanità. Avete compreso le intenzioni di Dio e conoscete la sua sovranità. Siete disposti nel vostro cuore a sottomettervi a Dio e siete capaci di sottomettervi a Lui. Vivere diventa sicuro e appagante. Dio ti fa vivere. Tu vivi per Dio e per svolgere il tuo dovere di essere creato. Questo è un modo significativo di vivere. Se le persone vivono senza accettare o comprendere la verità e vivono solo per la carne, non c'è alcun valore in questo. Ora, tutti voi state cercando di raggiungere la verità e state vivendo con sempre più coscienza e ragionevolezza. State diventando sempre di più ciò che un essere umano dovrebbe essere e comprendete sempre di più la verità. Sapete sempre di più come sottomettervi a Dio e potete svolgere il vostro dovere di esseri creati e dare testimonianza di Dio. Vivere in questo modo vi riempirà il cuore di pace e gioia, e questa è la vita più significativa che ci sia. È una benedizione che solo voi avete ricevuto tra tutta l'umanità. In questo vasto mondo e tra tutti gli uomini, Dio ha scelto solo voi pochi e vi ha fatto nascere in questa età finale e nella nazione del Gran Dragone Rosso.
potete ricevere gli incarichi da parte di Dio e svolgere il vostro dovere, e potete spendervi per Lui. Voi siete i favoriti di Dio e coloro che Egli ha scelto. Non è questa la massima benedizione? È una vera benedizione. Ci sono persone che credono in Dio, ma non riescono a tralasciare tutto per svolgere il loro dovere, ed è spiacevole. Ci sono persone che non capiscono la verità, e anche quando svolgono il loro dovere, si può solo dire che stanno offrendo manodopera a Dio. Offrono la loro forza, ma intanto nei loro cuori fanno accordi con Dio e sperano di ottenere benedizioni. Quando un giorno capiranno la verità, saranno in grado di stabilizzarsi e adempiere bene al loro dovere volontariamente. La vostra vita attuale e il vivere quotidianamente per testimoniare Dio e diffondere il Vangelo del Regno di Dio sono il modo di vivere che Lui approva. Per dirla con parole semplici, Dio vi permette di vivere così, ed è Lui che vi ha dato questa opportunità. Dio vi ha offerto questa opportunità e vi ha fatto vivere, svolgendo il vostro dovere e spendendovi per Lui. E questa è la cosa più significativa. Dovreste sentirvi orgogliosi e onorati, e dovreste apprezzare questa opportunità. Siete molto giovani e, per voi, svolgere il vostro dovere, seguire Dio e testimoniare di Lui in situazioni disastrose e in contesti ostili è davvero un'opportunità rara. Il fatto che Dio si sia incarnato negli ultimi giorni e abbia espresso così tanta verità per salvare appieno gli esseri umani, affinché possano acquisire questa verità ed esserne purificati, è la più rara delle opportunità. Non c'è molto tempo e passa in un batter d'occhio. Dovreste cogliere questa opportunità e acquisire tutta la verità che dovreste. Questa è la più grande benedizione ed è una benedizione maggiore di quella di tutti i santi delle epoche passate.